Per noi Alitalia deve essere rilanciata, non salvata. Questo significa che Alitalia può sfruttare molto le partnership strategiche con aziende dello Stato, perché se ci sono aziende dello Stato non devono entrare in concorrenza l'una contro l'altra al massacro. La concorrenza è un principio che rispettiamo, ma ad esempio io spero che si possa creare un piano industriale di Alitalia in cui ci sia anche Ferrovie dello Stato, perché per esempio un turista che viene da qualsiasi parte del mondo e arriva in Italia può fare un biglietto unico Alitalia Trenitalia per muoversi su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo abbiamo bisogno di un partner industriale, anche internazionale, abbiamo ricevuto tantissime disponibilità e quindi stiamo lavorando a valutare queste disponibilità con tutte le procedure di legge che ci sono. E ovviamente l'obiettivo qual è? L'obiettivo è fare in modo che Alitalia diventi lo strumento per l'Italia per attrarre nuovi turisti e far funzionare quello che è il petrolio dell'Italia, di cui tutti hanno parlato. Ci sono in tutto il mondo, soprattutto nell'est, paesi che stanno producendo milioni di nuovi turisti ogni anno, ma decine di milioni. Altre nazioni sono andate a prendere quei turisti con le loro compagnie di bandiera. Noi negli anni hanno utilizzato la compagnia di bandiera come un bancomat. Per me Alitalia, senza doverci mettere altri soldi pubblici, è la grande occasione che abbiamo per dimostrare ancora una volta che non esiste una religione del privato e una religione del pubblico. Esiste semplicemente la volontà di un paese di sfruttare le opportunità che ha. L'interlocuzione che c'è già e c'è già stata e continuerà ad esserci con la Commissione europea mira a tenere anche in una parte a far sì che una parte del prestito ponte diventi equity della NewCo. Cioè significa che il governo può partecipare all'interno della nuova Alitalia per fare che cosa? Non per piazzare gente, non per usarla come bancomat, ma per influenzare le politiche industriali dell'Italia nell'ottica delle politiche turistiche dell'Italia. Insieme al MEF i soggetti pubblici chi saranno, visto che volete arrivare al 51%, non basta il MEF, no? Guardi, vediamo quale sarà la composizione dell'equity, perché adesso io non mi voglio sbilanciare. Quello che vi posso dire è che ci sono tre auspici, mettiamola così. Il primo è che ci sia direttamente con una parte del prestito ponte il governo. Due ferrovie con una partnership sicuramente strategica, ma anche è auspicabile finanziaria. Mentre per quanto riguarda, quando io vi parlo di lungo raggio, è chiaro ed evidente che dobbiamo cambiare la flotta, cioè dobbiamo comprare nuovi aerei o fare leasing di nuovi aerei. E per questo sono sicuro che il CDP ci possa dare una mano nel finanziamento dell'operazione di acquisto o leasing di nuovi aerei, che poi sono il core di questa azienda insieme alla professionalità dei dipendenti. Si farà una bad company? Si farà una bad company? Se si farà una bad company non riguarderà i lavoratori, voglio dirlo chiaramente. E ci questo. Tu. Non ho capito? Non vi dico niente per ora. Tanto entro il 31 ottobre ci sarà una lettera. Non vi dico niente.